qui io per Esiodo sono arrivato. Una cosetta volevo puntualizzare su Afrodite e Venere. La contrapposizione, cioè il contrario, è l'attività del pazzo di Nazareth. La negazione di Afrodite l'abbiamo nel racconto fra lui e il fico. Quando il fico non gli dà i fichi, quando lui vuole, come lui vuole, perché lui ha fame, lui lo ammazza. In pratica è l'atteggiamento dello stupratore, di chi ruba, di chi saccheggia la vita. Se tu non mi dai quello che io voglio, io ti ammazzo e io ti derubo. E questo è il contrario di Afrodite, è il contrario di Venere. Pertanto lo stupro, per esempio, è il contrario dell'amore, è il contrario dell'ammagliare, è il contrario del sedurre. Però lo stupro come attività di possesso è una caratteristica propria del cristianesimo, cioè è una cosa che è interna all'ideologia cristiana, è una cosa fatta divina dal cristianesimo. E questo penso di aver messo un paio di palettini oggi. Va bene, Francesco. Sì, beh, visto che tu hai fatto questo argomento e hai tirato fuori quel criminale di Gesù Cristo... Ma io lo tiro sempre fuori. No, ecco, tu dicevi appunto... Il comportamento della criminalità di Gesù Cristo è proprio quello di impedire alle cose di realizzarsi secondo la loro volontà, secondo il loro desiderio e secondo la loro natura. Sì, sì, ma va anche peggio perché dice sì. Non costruite. Cioè, chi ve lo fa fare di seminare se dopo Dio ve veste meo dei gigli? No, non fate niente. Dopo andate a rubare. Però. No, ma di fatti cosa succede? Che allora un fatto su cui, ad esempio, siamo molto taciuto, che rientra in questo comportamento, allora, lezione shock contro l'aborto. Bolzano, finti feti in aula, ragazze giurate sulla verginità. Allora, le solite associazioni cattoliche cristiane, sempre legate a qualcosa, hanno fatto una lezione contro l'aborto in una scuola pubblica di Bolzano, ben pochi hanno protestato, la tesi non ha taciuto, e hanno chiesto di firmare questa dichiarazione alle ragazze presenti. E ora, aperte virgolette, con l'aiuto della grazia di Dio mi impegno oggi davanti a Dio, a me stessa, alla mia famiglia, al mio futuro sposo, a rimanere sessualmente pura fino al giorno del mio matrimonio. Ecco. Sì. Ci sarebbe qualcuno vorrebbe... Vi rendete conto che a questi qua gli interessa, ai cattolici interessa solo la figa in quanto figa e il cazzo in quanto cazzo. Cioè, la persona per loro non esiste se non come bestia di riproduzione. Cioè, rendetevi conto di questo. Poi accusano altri di essere sessualisti. Se costringono i bambini a non masturbarsi, a non far quello, a non far altro, e lo fanno militarmente con le punizioni, è chiaro che dopo sorge di tutto. Bisogna sbroccare, la vita vince sempre. La vita vince sempre. Sempre. Sì, ma tu pensi, sono arrivati appunto in questa scuola, in una scuola pubblica, però possiamo pensare cosa potrebbero fare in una scuola privata da loro gestita, da loro controllata, da loro manovrata, fanno delle come solito vanno a gettare sull'eclatante, sullo sconvolgente punto di vista emotivo, arrivano con questa dichiarazione e chiedono alle ragazze di firmare un impegno scritto da rimanere vergini. E logicamente nessuno protesta, nessuno fa niente. Ben pochi quotidiani hanno dato notizia di questa cosa. E queste cose non sono successe 50 anni fa. Sono state riportate il 21 aprile del 2000 al Corriere della Sera. Sì, e... però c'è una notizia comunque. Sì, ecco, però tieni conto che di fronte ad esempio a una manifestazione, che si può anche, cioè uno è libero di fare quello che vuole, alla manifestazione appunto dei gay c'è successo uno scandalo, nel senso perché uno diceva io sono così, scusa, e questi cristiani criminali che fanno questa attività di terrorismo verso le persone, verso soprattutto poi dei ragazzi che sono in un periodo di formazione della loro cultura, della loro vita, si trovano di fronte ad idee adulti così criminali. Ma c'è il progetto, sia da parte di Wojtyla che la sua banda di assassini, quello di far passare a livello propagandistico la dicitura secondo cui gay uguale a pederasta. No, pedofilo uguale a cattolico, cioè cattolico uguale a pedofilo, ma non perché il cattolico abbia quella pratica, ma perché è nella sua definizione del suo profeta, cioè c'è nella sua ideologia. Pertanto, anche se un cattolico dice mi non faria mai una roba del genere, anzi se trovo uno lo mazzo, cioè perché la stragrande maggioranza è così in realtà, non è che sono dei pederasti, però nella sua ideologia quel principio c'è. Per cui anche se lui combatte questo, nella misura in cui non caccia il pazzo di Nazareth dagli altari,
lui è sempre corresponsabile di questo, ricordiamoci questa robetta qua, Poi sì. Un'altra cosa, Francesco, scusa, io ho letto un articolo l'altra volta di quel vescovo che in Ruanda c'era quella fattura di 800 macete e che è stato assolto, proprio quel giorno la sentenza di assoluzione. Allora, il tribunale assolve, specialmente quelli dell'ONU per genocidio, assolve e condanna la partecipazione diretta, l'attività diretta del genocidio, non l'attività indiretta. Ora, che i cattolici siano responsabili di quel genocidio è un dato di fatto. Che quel vescovo abbia fatto quelle azioni siano state o meno provate, e la quantità di prove il tribunale ha dichiarato che non erano sufficienti per condannarlo. Però, sia la fattura degli 800 macete a nome della Caritas è stata presentata ed è una cosa reale, cioè è un dato di fatto, sia come dato di fatto il fatto che i preti stanno tentando di far conciliare le vedove dell'una e dell'altra etnia anziché andare a risolvere i problemi, anziché andare a risolvere le condizioni sociali, che significa che stanno ripreparando il terreno per un nuovo massacro. Cioè questo, noi censuriamo l'attività sociale, l'attività etica, l'attività religiosa, non il singolo atto. Quando io dico a tutti i cattolici se pederasti, se perché il patto di Nazareth dà indicazione alla pederastia, ma questo non significa che un tribunale va a condannare i cattolici perché sei pederasti, perché bisogna provare che vengano fatte queste cose. Cioè, si è chiaro questo, un conto se la filosofia, un conto se il pensiero, la religione, e un conto è la prova dei tribunali, anche perché, chiariamoci una roba, 1 miliardo dei cattolici, chi dice adesso 1 miliardo, vabbè, dopo tutto discute, in galera, insomma, è un po' massa. Sì, no, ma c'è da aggiungere anche una cosa un po' particolare per quanto riguarda questo vescovo in Ruanda, è assolto, che giustamente più di qualcuno ha fatto notare che la Chiesa si era schierata in maniera molto pesante in difesa di questo vescovo, e che logicamente esiste anche un discorso puramente pratico, nel senso che purtroppo il controllo di gran parte degli aiuti umanitari al terzo mondo è controllabile direttamente o indirettamente da strutture che si rifanno alla religione cattolica. Di conseguenza quel paese non è certo in una condizione florida e non può permettersi di perdere nessun aiuto. Di conseguenza, se avesse condannato quel vescovo, non so in che condizioni sarebbe trovato una condizione dell'embargo fatto all'Iraq in cui muoiono migliaia di bambini, cioè nel senso che non si va a colpire una struttura, si va a colpire la gente innocente come sempre. E penso che ci sia stata una valutazione politica di opportunità, come si dice con brutto sistema, che forse non conveniva condannarlo, perché altrimenti il paese, già avendo così poco, avrebbe avuto ancora meno. Comunque la fattura della Caritas è stata presentata. 800 macete comperati e distribuiti ad opera della Caritas. Per cui, se volete, quella è una prova che ha presentato, appunto, che poi non sia stata imputata a lui sufficiente per condannare lui, però per la Caritas sì. Certo che se poi dovevano tagliarsi le unghie sono in un macete, va bene, insomma. Sì, proseguiamo con un'altra cosetta. Proprio di questi giorni c'è una cerimonia, il 22 giugno, per ricordare che il 24 giugno del 1899 ci fu l'inaugurazione del monumento a Giordano Bruno a Campo dei Fiori. Benissimo, questa manifestazione è fatta poi tra l'altro dalla massoneria, il che, vabbè, si possono esprimere molte riserve, l'importante è alcune cose ricordarle. Ci sono state fatte tutta una serie di persone da parte del sindaco di Roma, Rutelli e compagnia, per evitare che venisse organizzato un falò simbolico, tenendo conto che questo falò veniva fatto da un regista specializzato in effetti speciali con un gas che non era assolutamente pericoloso. Il comune di Roma ha detto e che lo voleva impedire per una questione di sicurezza, cioè nel senso che, pur, non so, se tutte le fiaccolate che fanno in piazza San Pietro, tutti quanti i pullman che portano, tutte le iniziative, non siano pericolosi, e al di fronte a delle poche persone che si vogliono riunire e fare un falò con effetti speciali, non so se i pullman che portano la gente al giubileo abbiano dei controlli di legge o siano dovutamente controllati, non so se tutta la sicurezza anche in spiccia dei romani sia garantita, non so se quelli che hanno partecipato il 1° maggio abbiano avuto l'assistenza corretta. Bene, si fa problemi a un'organizzazione minoritaria, perché la massoneria è minoritaria, che vogliono ricordare
con un effetto speciale, con un gas pericoloso, con la raffigurazione non pericoloso. Non pericoloso, organizzato da un regista, cioè uno che di effetti speciali dovrebbe intendersi, vogliono appunto vietare questa manifestazione. Il comune di Roma invita la scuola a dire fa è solo una questione di sicurezza. Io non so quando sia sicuro lasciare che il giubileo venga fatto, non dico dal punto di vista materiale, ma dal punto di vista spirituale. Io non so quante persone avranno la vita deturpata, rovinata, distrutta, annientata dalle carnevalate, della criminalità del giubileo. Io dirò che già Andreotti l'altro giorno su televideo diceva che poca gente che c'era. E perché lo dica Andreotti, Sì, questo appunto comunque è significativo, però pensiamo appunto che a questo, cioè nel senso che il ricordare un evento storico diventa un motivo per cui si creano mille ostacoli, e intendo appunto che si c'è da ricordare l'inaugurazione di un monumento a Giordano Bruno. E logicamente, sai, giustamente ha detto fa, gli organizzatori ci boicottano per non turbare il giubileo, ma io non so se è più il giubileo che turba l'esistenza delle persone, degli italiani, che qualcos'altro. Già, è una questione di potere, come in Ruanda. Ecco, invece facciamo visto che la trasmissione appunto va in onda oggi, che è il 23 di giugno, siamo andati in prossimità del solstizio d'estate, comincia l'estate. Hai un articolo su Stonehenge? Sì, un articolo su Stonehenge, che praticamente è il solito articolito sulla cosa, però come dimostra il fatto stesso che ad esempio Stonehenge sia un centro di aggregazione dal punto di vista religioso, che ci sia sempre più gente che fa un riferimento a oggetti materiali che non è possibile contaminare, cioè nel senso, cos'è la bellezza di questi monumenti? La possibilità delle persone di vedersi quello che loro desiderano, cioè nel senso che uno che dice io non sono cristiano, non sono monoteista, non ha il bisogno di dire fa dove vado a cercarmi un Dio, dove vado a cercarmi un messaggio, ma può dire benissimo io vedo in Stonehenge una cosa che a me piace e questa cosa ha valore. Questa è una piccola dimostrazione che può sembrare abbastanza sciocca, ma è che è fondamentale, che dimostra il rapporto diverso tra monoteismo e politeismo. La possibilità di chi decide di fare qualcosa, di modificare le cose che stanno attorno, cioè nel senso la decisione di osservare le cose in una certa maniera, in una maniera diversa, e questo dettato dalla sua sensibilità. Stonehenge poteva essere anticamente una cosa diversa da quello che noi pensiamo, perché è sempre la nostra proiezione sul passato. Giustamente qualcuno dice per me è un centro di culto solare e così via, e ne faccio un centro della mia attenzione, del mio modo di sviluppo, del mio modo di organizzarmi, e nessun pagano mi andrà mai a contestare questo, anche perché, come lo ripetiamo, non stancheremo mai di ripeterlo, i pagani non lavorano per gli altri, non lavorano per essere missionari, per non essere salvatori, ma lavorano per realizzare la propria esistenza. Perciò un pagano che vede in qualsiasi rappresentazione della vita, della storia, della materia, delle persone, un qualcosa che richiama qualcosa della sua attenzione, non commette niente, perché dice assolutamente io voglio realizzarmi in base alla mia capacità di sentire, di vedere, di toccarla e di agire. E questo è fondamentale. Difatti questo non è fondamentale che gli altri lo riconoscono, ma che la persona abbia la libertà per farlo. E in questo... E in questo argomento che si ricollega allo Stonehenge arriviamo a un'altra scoperta scientifica che a noi ci può, che io trovo abbastanza bella, fa. Uno studio giapponese, la Terra emette un canto, l'uomo non può sentirlo. E allora, cosa significa questo? Che abbiamo un essere vivente che è la Terra, che emette un canto e che noi non sentiamo. Di conseguenza non lo fa perché noi lo possiamo ascoltare, o abbiamo capacità di ascoltarlo, lo fa per la sua scelta, per la sua necessità, lo fa per la sua volontà, lo fa per il suo piacere, perché alla fondo di tutto c'è il suo piacere, perché noi abbiamo sempre una visione utilitaristica data al monoteismo, che le cose vanno fatte con lo scopo del monoteismo della salvezza di una vita ultraterrena, di dire se ti comporti così, fai queste cose, sicuramente ti salverai e andrai in paradiso, se non fai queste altre cose vai dall'altra parte, le fai per Dio, non per te. È come lo scopo della vita, qual è lo scopo della vita? È la vita stessa per un pagano, per gli altri sì, invece danno scopi diversi. Capisci? Sì, e allora, questo studio dice appunto, non si sa da cosa derivi questo canto, cioè proprio non si sa a cosa serve, gli scienziati dicono, avvertono, suono continuo e monotono per niente piacevole.
ma logicamente il concetto di piacevole non è il nostro. Non sono le mie orecchie. Esatto. Cioè. E poi anche il continuo e monotono. Io posso sentire una musica, non so, Beethoven, Chopin, e sentire gli alti e i bassi e le varie armonie. Però la mia vita è abbastanza breve. Io dopo un quarto d'ora che ascolto Chopin, o due ore di ascolto, dopo faccio altre cose. Ma i tempi di un pianeta sono tempi galattici. Il suo suono continuo e monotono in realtà è molto modulato rispetto al Sole o alla galassia. Anzi, ammazza, che ciacciarona che dice, dai un taion. Cioè, i tempi sono molto diversi di percezione. Sì. Ma difatti anche, ma anche Chopin non ha certo composto per te, ha composto per se stesso. Sì, per, e questi sono ritmi. Sono, esatto, questi certo. ritmi, e soprattutto sono gli altri che avevano una sensibilità simile alla sua, che l'hanno reso famoso. Certo. Cioè, nel senso che lo scopo che bisogna sempre comprendere è che le cose vengono fatte sempre per i propri desideri, proprio per i propri piaceri, e soprattutto non per avere una gratificazione da un Dio creatore o da un Dio salvatore, ma vengono fatti perché uno desidera di farli e vuole farli. E soprattutto la cosa fondamentale, che noi diciamo sempre, le cose non hanno una finalità puramente economica, perché praticamente tutti i monoteismi tendono a dare alla vita una funzione economica, cioè nel senso, se ti comporti bene verso Dio, Dio sarà gentile con te, ti salverà, ti darà la vita eterna. Cioè, è sempre un rapporto di scambio quasi mercantile, e queste valutazioni così, diciamo, economiche, così spicce, così finanziarie, non esiste nessun paganesimo, cioè nel senso che la divinità apprezza la capacità della follia, del divertimento, del gioco, dell'inutilità delle cose, perché tutto quanto serve, non si può fare un valore ad esterno, a priori, sulle cose. Le cose scopriamo che sono utili nel momento in cui vengono fatte, in cui vengono realizzate, e sappiamo che vanno anche essere modificate. Per questo appunto questo studio sul suono della terra ci dice chiaramente che tutte quante le realtà in sé hanno un valore, hanno una capacità e servono. È come la scoperta che anche gli insetti hanno una psiche. Anche gli insetti hanno una psiche, cazzo, hanno anche un'anima, hanno anche una sensibilità. Cioè, che strana sta roba, solo che appartiene a loro, cioè non è quello che noi pensiamo che proiettiamo su di loro, ma è l'appartenenza per se stessi. Cioè, comunque è un articolo anche questo che è apparso, e da alcuni studi, da alcune osservazioni viene dedotto questo. Chiaramente la scienza arriva sempre in ritardo rispetto alla stregoneria, almeno su queste cose. Cioè, per la stregoneria tutto ciò che ci circonda è ente vivente, anche perché, chiariamoci una cosetta, alterando la percezione, io non è che cesso di vedere l'albero, vedo l'albero in forma diversa, però io continuo a vedere quell'albero, soltanto che quando io vedo quell'albero in percezione alterata, gli attribuisco delle cose diverse, gli attribuisco la coscienza, gli attribuisco la consapevolezza, gli attribuisco un campo di energia, e allora per conseguenza vado a dire che ha una volontà, ha determinazioni, ha tutta una serie di cose che le riscontro anche in me, però non sono le mie stesse, sono quelle che appartengono all'albero, che qualificano l'albero. Per cui la stregoneria arriva prima della scienza, però chiaramente siccome la stregoneria, se te vedi certe robe, te ciapi, te metti in manicomio, bisogna che pazientemente aspettiamo la scienza per riferirci a questo, e intanto costruiamo la libertà. Nessuno su questo ce lo può contestare. Sì, no, ma poi tra l'altro bisogna anche fare un discorso anche, diciamo, pratico, diciamo che la scienza è una manifestazione distorta della stregoneria, cioè nel senso, nel momento in cui il monoteismo ha distrutto qualsiasi capacità, c'è stata anche la necessità di affinare le tecniche di conoscenza. Cioè, a un certo punto, cosa succede? Che quando il monoteismo comincia a creare delle sbarre, uno cerca di fare degli oggetti più piccoli che passano tramite le sbarre. E più il monoteismo fa delle sbarre sottili, e più si creano strumenti più sottili. La scienza è questo, Francesco. Giovanni, quando aveva scritto del pazzo di Nazareth, ha cominciato a dire il verbo. Prima di tutto ci fu il verbo, e i monoteisti hanno tentato di racchiudere tutto nel verbo, nella parola. Però siccome esisteva una scienza che poteva superare la parola, cosa hanno fatto? Hanno distrutto la conoscenza, hanno distrutto le scuole, hanno distrutto l'istruzione, hanno immiserito le condizioni di vita delle persone. Partendo da queste e dalla parola, che è diventata, diciamo così, l'elemento fondante della vita, della quotidianità, bisogna riuscire ad andare fuori dall'assoggettamento, dalla miseria, dalla sottomissione. Allora la scienza a questo punto interviene, cioè spezza il dominio della parola che sottomette
per aggiungere delle altre parole. Cioè, visto che con le parole noi comunichiamo, che le parole siano un numero infinite, così almeno sono infinite le comunicazioni. Questo spezza il dominio del logos, il dominio della parola, ed è la ragione che si espande. Dopo la stregoneria va oltre la parola, però deve comunicare attraverso la parola, non può comunicare in maniera diversa. Sì, no, basta pensare, io qua non ho ritaglio, probabilmente se l'ho o da qualche altra parte, che è uscita una bella cosa divertente, che ad esempio c'è una nuova riforma, le solite riforme dei testi sacri, in cui, non so se hai letto, non si dirà più nell'esorcismo vada in retro sala, ma si dirà Satana seguimi. E altre amenità del genere, cioè nel senso che no, proprio ce l'ho testuale, non so, se ho, non so se ho la documentazione dietro, ma ci devo averlo anch'io, solo che non ho ferrato questo aspetto specifico. Sì, dice appunto vada il retro Satana, non si userà più Satana seguimi, e a questo punto lo fanno, cioè vengono a raccontare della parola di Dio che è immutabile, vengono a raccontarci la storia che sono dei testi sacri, che la Bibbia ha una validità storica fondamentale che significa qualcosa. Noi sappiamo che la Bibbia non significa niente, che è un insieme di cazzate pericolose, che logicamente, pur di mantenere il dominio, se ne inventano qualsiasi cosa. Basta pensare che quante frasi vengono riformate, vengono adeguate, ma vengono adeguate soltanto perché si vogliono creare delle discussioni teologiche e di fermare la gente a discutere di questi problemi. Cioè, difatti io trovo assurdo, ogni tanto si sente qualcuno che si lamenta di dire ma no, perché la Chiesa, perché il cristianesimo mi hanno insegnato una cosa, adesso non dicono più questo. Ma la Chiesa farà sempre questo. Basta che voi andate dietro, cioè non gli frega niente. Saranno loro a creare delle situazioni, perché voi dibattete di queste cazzate che è la religione cristiana e che è il monoteismo. Per esempio, quanti di voi hanno mai avuto il coraggio di dire ai cattolici i vostri 10 comandamenti sono pura e semplice merda? Ti dicono, ma come? Non rubare è una cosa non giusta? Non uccidere è una cosa non giusta, forse? Certo, queste sono cose giuste, sono, bisogna fondare la vita civile su queste, col cazzo. I 10 comandamenti hanno al loro nocciolo il Dio padrone che può sterminare tutti. E viene vietato alle persone la richiesta di libertà, la richiesta di ribellione, la richiesta di giustizia. Cioè non è che Dio dice io non devo rubare, no, tu che sei in ginocchio davanti a me non devi rubare. Cioè, mentre il codice di Hammurabi diceva questo, e diceva Hammurabi, io faccio questo codice di legge affinché il debole abbia giustizia nei confronti del più forte, cioè praticamente il forte rinuncia a una parte del suo dominio in favore del più debole, e un giudice determinerà questo. Nei 10 comandamenti vengono dite, tu stai in ginocchio davanti a me, io sono il tuo padrone, io sono il tuo Dio, tu devi strisciare. Chiaramente non mi puoi saccheggiare il gregge. Se ti teme copi st'altro vicino, e te me diminuisci il gregge. Ma è perché tu sei uno schiavo che non devi uccidere, io sì che sono il padrone e posso uccidere. Per cui i 10 comandamenti sono la più grande porcata, sono l'essenza stessa del nazismo, è la più grande porcata della storia. Ma voi andate a dire a un prete se siete in grado di farlo, perché veramente i preti sono degli assassini. No, ma infatti io volevo ricollegarmi a questa battuta stupida del cristiano che dicevano Satana va del retro, adesso diranno Satana seguimi. Ma questo qua già significa chiaramente un'altra cosa che è molto più importante e molto più significativa. Cioè che qualcuno dirà, ma come, fino adesso mi avete detto così, adesso me ne dite un'altra. Ma questo dovrebbe ragionare in maniera diversa, ma non esiste nessun Satana che possa possedere, dominare o introdursi in qualcuno. Cioè, questo è il riferimento. Che voi, che i cristiani dicano Satana vada retro, Satana seguimi, non me ne frega niente, perché quello che dicono è un'affermazione assurda, che possa esistere un essere che si va a impossessare e vada a dominare un altro. Non può esistere, nel modo assoluto non può esistere. Poi bisogna proprio spostare proprio i termini della questione, cioè dire, non discutere la cosa che tu mi dici deve essere detta in questa maniera o nell'altra, ma quello che tu dici come cristiano è una criminalità ed è un'assurdità. La tua richiesta di giustizia non viene fuori dalla tua intelligenza, dalla tua capacità di osservare il mondo, dalla tua capacità di chiedere giustizia, ma viene fuori perché Satana ti ha ispirato. Dunque tu chiedi giustizia nei miei confronti, io ti brucio perché tu sei il veicolo di Satana.
Provate un po' a pensarci a questi meccanismi. Oh, nella storia, ha fatto morti, non è mica un giochino questo. Sì, beh, infatti... Cosa dice Francesco? Fanno. Ci chiamo i telefoni? Sì, se vuoi possiamo... Tanto allora... Andiamo avanti un po' con gli argomenti. 049-700-700 e 049-700-838. Telefonate possibilmente brevi. Vabbè, dopo se volete chiacchierare, vabbè, insomma. Sì, ok. Benissimo. Vai Francesco. Sì, allora, io appunto proseguo con alcune cose. E molte volte appunto si viene da raccontare che esiste una volontà unica, esiste una volontà che dà un'unica direzione. Dimmi Giampaolo. Ciao Francesco. Ciao. Ciao ciao. Allora, diciamo che io ho conosciuto me stesso, in questa vita qui ho conosciuto me stesso. E purtroppo in maniera molto limitata, ma sia pure in maniera elementare, in maniera infima, ma ho conosciuto me stesso in questa vita, non in altre, non so. Sì. E quanto le religioni hanno frenato l'evoluzione della scienza, secondo voi altri, vorrei che mi diceste poi quando metto giù qualcosa, quanto le religioni hanno influito proprio sul frenare la scienza. Altri, diciamo... Il Dio, se esiste un Satana, per me è un Dio fallito completamente. Ma non esiste né l'uno né l'altro, no? No, ma è così, ma per rivolgermi ai cosiddetti credenti fra parentesi, ragionando in maniera molto elementare e adoperando la ragione, se Dio ha un suo contrario, cioè Satana, è un Dio fallito, che sì. non ha senso, insomma... Non può essere considerato assoluto. Sì, ma quale assoluto? Se ha un suo contrario, come può essere assoluto? Mi spiego? Sì, sì. Sì. Fra parentesi, ragazzi, sono stato dalla HAC, io la abbraccio, anche se è vecchia, ma la abbraccio molto volentieri. È una persona particolare, semplice, e come tutti quelli che toccano la scienza con mano e che ti... danno la prova con modesti, diciamo, fenomeni a livello di laboratorio, così parla e ti riversa quella sua modesta scienza, quel suo modesto modo di fare, in maniera bella, pulita, diciamo, no? Io ho avuto un'ottima impressione, avevo voglia di conoscere questa persona. Io sono anche intervenuto con delle domande molto limitate, alle quali lei non ha neanche risposto, ha consentito, si è messo a sorridere e così non mi ha neanche contestato, forse per la sua bontà, per la sua, diciamo, anche tolleranza. E io proprio avevo chiesto, in sintesi, una domanda, ma se c'è Dio può essere irrazionale? Cioè, per me è una cosa tremendamente... Praticamente lei gli viene da ridere, perché quel se che hai messo davanti, Giampaolo, quel se che hai messo davanti, e fai veramente ridere, perché a un certo punto dici, se esiste Babbo Natale mi porti i regali. Cioè... No, ma voglio, è una domanda così provocatoria, diciamolo. Sì. Come può essere che un deficiente, perché non può essere che deficiente in questo caso, ti mette qua in maniera errata... E non si fa mai vedere, naturalmente, e tu sei qui con tutte le tue rogne, no? E ogni tanto però devi fargli delle piccole offerte perché altrimenti si incazza. Ma se no non è che mai visto che faccia hanno, no? Cioè, è così ridicolo, pensandoci sopra a certe cose molto grosse, molto grandi, però in maniera molto semplice, con la vita di tutti i giorni, il boscaiolo, non so... o la lepre, o la volpe, o l'orso, o il corno che è per il bosco, che... ma non si fanno di queste domande come i credenti, perché forse gli viene da ridere anche a loro, insomma. Non so spiegarmi meglio, ragazzi, ma dico che ci sono delle contraddizioni così enormi che se uno, è perché la gente ha voglia di lavorare, deve lavorare da mattina alla sera, ma se si mettesse solo a pensare un qualcosa... di quello che dicono quelli vestiti di nero, ma ci sarebbe da prenderli a schiaffi, ma a schiaffoni sul muro, diremmo. Comunque vi ascolto e vi saluto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Pronto? Pronto.
Claudio, ciao, dimmi. Radio Gamma. E volevo sapere cosa chi ne pensi della reincarnazione, perché tanti gli crede, tanti no. No, ho fatto una trasmissione. Ho fatto una trasmissione. Ma cioè... qui adesso. Ah. Tanti che hai fatto tempo passare. Sì. Io ho fatto tempo passare la trasmissione intera. Comunque dopo parole te le dico, dai. Sì. Io, siccome che tanti crede, tanti no. Sì, anche molti pagani ci credono. In realtà, certo. O la scienza, se le supposizioni, oppure così, ecco la realtà, perché è difficile sapere anche la realtà, no, delle sì, cose. Insomma, va bene. Se false o cose, eccetera, sui libri. Io ti dico solo la verità. Va bene, dai. D'accordo. Pensiero. Ti sì. Sto ascoltando alla radio. Grazie. Ciao. Vabbè, allora. Prima di rispondere, ecco, voglio dire una cosa. Il discorso di reincarnazione, per chi ci segue su internet, così faccio una piccola intromissione, è stato molto dibattuto con aspri scontri sulla mailing list del paganesimo. Essenzialmente fra uno che crede nella reincarnazione e il sottoscritto in pratica. Ci sono anche altri interventi anche di altri iscritti alla mailing list. Però appunto è stato uno scontro molto forte fra due pagani, tra un pagano che si definiva pagano e credeva nella reincarnazione e Claudio che, come me, non crede nella reincarnazione. Comunque questo materiale sul dibattito sulla reincarnazione è disponibile su internet sul sito della mailing list. Pronto? In quanto l'archivio dei messaggi scambiati è pubblico. Dimmi. Si può parlare in diretta, no? Sì, sei in diretta. Ah, sono in diretta. Certo. Niente, ragazzi, mi sembra che quello che dite voi sia legge, sia la verità. Ma dietro a tutto quello che dite voi è un po' lo stesso di quello che fanno quelli vestiti di nero, come li chiamate voi. Sei convinto? Sì, io sono ateo, assolutamente ateo. Io non credo in nulla, cioè credo nelle persone, cioè quelli che ti danno una mano, eccetera, eccetera, ma non credo... Dove sei nato? Io? Sì. A Milano. Cioè, no, va bene, il paese mi interessava, non la città. Cioè, sei nato in Italia. Certo. Per cui tu quando dai un giudizio, no? Tu dai un giudizio da ateo. Io oppure, do un giudizio da ateo, ma tutto quello che dite voi sì? Mi sembra un po' un'imposizione, poi anche da cattivi. Sì, siamo cattivissimi noi in effetti. Tu pensi, ci hanno bruciato per 2000 anni, figurati quando siamo cattivi. Cioè... No, va bene, però cioè... Non so, se volete tirare qualcuno dalla parte vostra, forse non vogliamo neanche tirare. No, questo basta, dai. Sì, beh, non è un altro problema quello del consenso. Ok. Vabbè, ragazzi. Ciao, ti rispondo per radio comunque, dai, ti dico due cosette, ciao. Allora, signor Dinardi, prima di tutto noi non vogliamo tirare nessuno dalla nostra parte. Se qualcuno ha un po' di magia, sono affari suoi, cioè lo trova e sa cogliere quello che noi diciamo. Che poi io sia duro, tieni presente che io sono duro nel linguaggio, gli altri sono duri coi fiammiferi, cioè nel senso che a noi ci impediscono anche di esprimere il pensiero, tu non lo sai. Per quanto riguarda poi l'ateismo, se tu sei nato in Italia hai un'educazione che è comunque cattolica e comunque tu vai a leggere il mondo con i concetti e con le categorie che sono proprie del cattolicesimo. Soltanto se tu rimuovi il cattolicesimo dentro di te puoi vederlo in maniera diversa, ma hai sempre... cioè l'albero è solo legna da ardere, sia che sei ateo sia che sei cattolico. Pronto? Cioè non è che cambia le categorie della vita, capisci? Tu hai quelle categorie, vabbè, dici io nego Dio, per me Dio non esiste, ti dirò di più, per me i cristiani sono degli atei, fa un po' tu insomma. Per cui è ovvio che poi le mie cose te le presento con forza di rappresentazione, quella che voi chiamate verità, in realtà è la forza della libertà, cioè la forza che spegne, che rimuove tutti i legamenti. Se poi nella forma tu la rappresenti uguale alla forma con cui la faccio io, con la forma che la fai il predicatore, sono un problema tuo, cioè nel senso che devi andare a cogliere cos'è anche un concetto, perché un concetto si inserisce in un insieme, va a variare un insieme. Se tu non riesci a comprendere che mentre per un cristiano il figlio deve onorare i genitori, per un pagano invece sono i genitori che devono onorare il figlio, e non riesci a proiettare la trasformazione del sistema sociale e la trasformazione che anche lo stesso concetto di ateismo in questa diversa formulazione delle relazioni sociali, è un problema che hai tu, non certo mio. Certo che io te lo rappresento con forza e te lo rappresento con la forza di disperazione di milioni di bambini massacrati. Per questo te lo rappresento, perché attraverso me, ti ripeto ancora, questa radio lo sa, passa tutto il dolore della distruzione sociale operata dal cristianesimo. Tutto.
cioè no, non ne facciamo una parte anche di molti cristiani, vero Francesco? Esatto, no, una cosa che io volevo dire, cioè appunto, noi non abbiamo una verità da imporre o da proporre, noi abbiamo soltanto da dire, noi ci siamo realizzati in una certa maniera e il nostro desiderio è incontrare chi è capace di organizzare la propria esistenza. Cioè noi non pensiamo che stanno qui a fare il predicozzo, la paternale o l'omelia, di trovare nelle teste vuote dei cristiani la possibilità che si convertano, perché cioè, noi non li vogliamo assolutamente. Cioè, assolutamente. Cioè, in effetti io le tecniche per tirare dentro la gente o inventare qualcosa per afferrare la gente, io le conosco tutte, o almeno una buona parte. Cioè, se io voglio fare la setta, faccio presto, non ho problemi. Sì, ma non è la nostra intenzione quella di tirare qualcuno dalla nostra parte, noi vogliamo soltanto parlare a chi ha già una sensibilità ed è capace di intuire. Dimmi. Niente, ho fatto presente, ancora pochi mesi fa ho visto una trasmissione per la RAI, Misteri, mi sembra, con un giornalista Foschini, non so se avete visto, perché di solito parla di egittologia, robe così, molto abbastanza interessanti, ma si deve parlare, adesso non mi ricordo nomi e fatti precisi, no, e date, di questa storia, mi sembra in Francia, di una persona che è stata mutilata a una gamba, no? E che dopo mi sembra che sta gamba era ovviamente sotterrata, insomma, no? Dopo mi sembra o che sta gamba per forza della fede cattolica o che è ricresua o che era riattaccata. Questa è quasi la storia che va raccontando in giro a Messori. Sì, esatto. Esatto, proprio questo qua, esatto. Sinceramente sono rimasto allucinato, insomma, da sta persona, perché penso anche in buona fede, per carità. Ma guarda che nel 1200-1300 deve essere successo questa roba qua, ed è la barzelletta che racconta Messori per dimostrare la veridicità di miracoli. Esatto, mi penso che proprio sia una messa in scena questa qua, perché insomma, avventuto, ma insomma, crede che questa roba qua. E ora mi facevo una riflessione, no? Per tagliare a testa al toro, se questa persona se veramente crede veramente che attraverso la fede si possa fare, mi personalmente non che credo, comunque se questa persona che crede, mi sarei dell'idea che io per primo dovrei tagliarsi la gamba, vedo se se ricresce, insomma. Mi non oso proporre una roba del genere. Però a Messori sarebbe meglio che si tagliasse la testa, la testa che si ritrova. Siccome ho visto veramente convinto, ma secondo me penso che in buona fede sia veramente convinto, però insomma vorrei dire che questo qua, in sotto punto, tagli la gamba, vedremo se ricresce, insomma, perché attraverso la fede, insomma. Non so se esiste a gamba come una lucertola che cresce a cuore, insomma. Grazie, ciao. Sì, allora, per dare le coordinate di questa cosa, lui sta parlando di Messori, il miracolo. Francesco da Vicenza. Dimmi. Ciao Claudio, ciao Francesco. Comunque, in che posizione vi mettete voi di fronte alle negromanzie, esoterismi e diavolerie del genere? Se è tutta roba cattolica. Ah, quindi voi è non tutta vi ponete roba cattolica. Non vi ponete problema. No, non abbiamo nessun problema di questo. Io so che cos'è la magia e la stregoneria, e quella è tutta robaccia pacottiglia cattolica. Anche la divinazione, che robe lì, lo spiritismo. Quella che viene fatta normalmente è tutta pacottiglia cattolica, anche le sedute spiritiche. Se qualcuno ci crede o meno, vabbè, ma qualcuno ci crede anche in Dio, alcuni hanno anche bisogno di quelle cose. Però se tu lo chiedi a me, Claudio Simeoni, dice questa roba qua ed è solo pacotiglia. Esiste tutta una serie di cose, ma andrebbero precisate. Quindi una voi volta. Di fronte al problema vi mettete in posizione obiettiva e non soggettiva, allora, assolutamente. Prima di tutto tagliamo la testa del toro, diciamo, sono tutte cazzate, cioè sono tutte presunzioni. Ma quella è già una bella cosa, perché prima, condivido anche. Dopodiché, all'interno di questo esistono tutta una serie di cose serie, sia sul spiritismo, sia sull'attività magica, sia sul richiamo di dei, che però vanno valutate una alla volta e da chi le pratica. Hai detto bene riguardo l'ateismo in fondo è un'altra forma di religione che si rifà alla religione cattolica, hai detto bene riguardo l'ateismo qua in Italia. Aspetta, devo far parlare Francesco adesso, ok? Come? Devo far parlare il mio ciao. Ciao.
di pure che la roba dei Messori. No, allora appunto, per aggiungere una cosa, Messori è specializzato nel raccontare storielle, storiacce, storielline, tanto per essere chiari. E basta, basta pensare ora di una cosa, che il Messori stesso, che si passa come storico di questo presunto miracolo avvenuto nel 1600 a Calanni in Aragona, è lo stesso che va a dire che l'Inquisizione non ha ucciso nessuno. Penso che sia sufficiente. Dimmi. Sì, ciao a tutti. Ciao. Scusa Claudio, sul discorso delle sede spiritiche, che fa parte della pacottaglia cattolica. Sì, sì. Penso che faccia parte anche di questo il 6 di Francia 77 con Roberto Setti? No. Ecco, buon, basta. Ok, ciao. 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 Allora, voglio essere un pochetto più chiaro, perché sennò qua faremo un sacco di confusione. Tutte le sedute spiritiche esse pacottaglia, meno che quando si presenta degli spiriti. Il problema degli spiriti, mi ho già detto parecchie volte, crea dipendenza qualsiasi tipo di spiriti si presenta, sia i pulsioni di morte, perché il te fa vedere il fio morto, sia perché il te dice che te la mette a tenere noccio, che la Madonna comunica, e servono per bloccare l'energia vitale delle persone. E creano dipendenza anche tutte quelle forme di sedute spiritiche, tipo il cerchio 87, dove i partecipanti arrivano a essere dipendenti dalle rivelazioni di quella seduta spiritica. Meno dico, non è questo, quello del cerchio 87 e altri non è da catalogare nel sistema truffa, perché non è una truffa, è una cosa seria. Però siccome io sono venuto fuori, cioè io sono nato come apprendista stregone attraverso le sedute spiritiche, io so che tutti gli spiriti che partecipano a quelle sedute spiritiche tendono a costruire una dipendenza di consapevolezza. In pratica cosa vuol dire? Vuol dire che gli spiriti sono stupidi in realtà, cioè non sanno un cazzo, però hanno bisogno della consapevolezza degli esseri della natura, in particolare della consapevolezza umana, per imparare. E allora ti danno tutta una serie di input che però non ti stravolgono quello che tu hai dentro, il tuo pensiero, eccetera, ma ti mettono dentro tutta una serie di riflessioni e guardano la tua strategia, il tuo modo di essere, il tuo modo psichico di rapportarti con quelle variazioni che loro hanno fatto per studiare quello che tu fai. E questo crea una sorta di dipendenza psicologica. Per questo io dico alle persone, siccome gli spiriti sono stupidi, ma sono proprio stupidi, cioè, tant'è che gli stregoni li usano come alleati, cioè Don Juan aveva la boccettina in cui si teneva dentro gli spiriti, cioè sono come fossero dei bambini che stanno crescendo, non stupidi nel senso deleterio, cioè sono inconsapevoli. Pertanto loro vanno alla ricerca della consapevolezza da dove la trovano. Sempre che trovate gli spiriti positivi, cioè quelli che vanno a caccia di consapevolezza, non quelli che vanno a caccia di energia di morte. Per questo sto dicendo che prima di tutto mettiamo le mani avanti, essere tutta pacottiglia. Dopo, all'interno della pacottiglia, discutemo. Sì, ma infatti. L'importante è che non esista una verità assoluta, non vada a pensare che esista un'unica possibilità di realizzazione o di informazione o di notizie da quella fonte, cioè nel senso che qualsiasi fonte, se soprattutto l'operatore o l'utilizzatore non è capace di dominarla, di utilizzarla, può essere utile, ma lì c'è sta sempre il discorso che molte persone vedono qualsiasi attività, anche quella spiritistica, come forma di rivelazione della verità e di conseguenza si pongono in maniera acritica, passiva e totalmente sottomessa a qualsiasi forma di manifestazione. Allora, a questo punto non serve assolutamente niente, una perdita di tempo, una perdita di se stessi. Se invece uno la utilizza a livello, diciamo, sperimentale, come tentativo di conoscenza, qualsiasi cosa va bene, qualsiasi cosa può essere utile, ma l'andare a pensare che perché c'è una seduta spiritica e secondo lui lo spirito dica la verità, e su questa verità in maniera quasi acefa, cioè nel senso senza testa, si pensa che sia la risposta a tutto, è una cosa sbagliata, cioè nel senso qualsiasi cosa che esista ha una possibilità di trasmettere, di avere un'informazione. L'importante sta sempre nella persona che lo recepisce di poter utilizzare questa informazione. Dunque, ricordatevi questo, c'è più materialismo nel pensare agli spiriti che non nel pensare nel macellaio di Sodoma e Gomorra, sì, come Dio, tanto per essere chiaro. E sto parlando di materialismo dialettico, non di materialismo. Va bene. Allora, chiudiamo qui, Mario è di là che ci aspetta. Ah, va bene, perfetto. Diamo notizie. Sì, le conferenze, ricordo appunto, se c'è tempo le ricorderemo nel prossimo incontro, però la conferenza più vicina, scusate che rifugio il calendario, è il 14 di luglio a Marostica, in via Montello 66, presso la sede dell'ex regionale Veneta,
e con Silvano Lorenzoni, che ricordiamo i nostri antichi padri pagani con Francesco Megaliti. Poi più avanti c'è la conferenza del 21 luglio con Claudio Simeoni su paganesimo, politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano, e il 28 luglio stregoneria oggi. Se qualcuno ha internet e gli piace navigare in internet, va sul sito di spiritualsearch.it e clicca sugli appuntamenti del vento, alla prima pagina a destra vengono fuori gli appuntamenti delle varie regioni, clicca sugli appuntamenti del Veneto e trova la recensione di tutte le conferenze che noi facciamo e trova anche i titoli su cui si sviluppano le conferenze. Perfetto. Proviamo un attimo. Pronto? Ciao. Ciao Doriana. Dimmi. Ciao Claudio. Senti Claudio, anche se non penso come te, se sai che... Sempre con simpatia te parlo, va bene, anche tu che non conosco, però perché non ho mai parlato insieme, il tuo collega. Allora, per quanto che avevi detto sulla reincarnazione, che te ne parlava ancora, no? Sì. Però te posso assicurare, dopo dammi le avanelle, dammi le amate, quello che te vuoi, ma che mi ho messo in crisi mia mamma e mio papà, perché a 8 anni passavo davanti una casa e gli dicevo, mi stavo là e gli indicavo, e anche se la camera, anche se il bagno, che finestra c'è così, che finestra c'è qua. Io ho messo in crisi, tanto che dai, ridai, ridai, che un giorno gli acciappai il coraggio a 4 mani e siamo da dentro. Sì. E ho detto ciao, perché mia figlia, a un certo momento la mamma diceva, ma chi sei figlia, mia figlia, a un certo punto? E a casa era perfettamente come famiglia che avevo descritto da fuori. Sì. Non ho dubbi nel crederti. No, ma cosa è possibile? Però il problema è questo, non è che tu ti sei reincarnata, semplicemente tu avevi la capacità di proiettarti nell'ambiente circostante e di tradurre una parte di questa proiezione nella tua ragione. Tu col tuo corpo luminoso probabilmente ci sei stata in quella casa e hai rimurginato nella ragione come se tu avessi vissuto un'altra vita. Cioè io non ho problemi di crederti su quello che mi stai dicendo. È una cosa possibilissima, sai? Questa. Dopo, un'altra cosa voglio dirti, che ho appena sentito l'intervento. Però devo chiudere, poi c'è Mario. Dimmi. Brevemente, perché mi interessa sentire anche dopo Mario, oltre voi altri. Certo. Sul miracolo di venuto a Calanda nel 29 marzo del 40. Sì. Bene, vengo tutto scritto, c'è sta tutto documentato, che c'è ancora iscritti, non si la posso solo... Sì. Notai, roba, insomma, che tu capio. E che se tutto devo chiudere la trasmissione, però, Doriana. E Missori, che qua ero a fare insieme, si ha sta casa di documenti. Perché te che le stavano così inverno? Sì, ma io devo chiudere la trasmissione. Mi telefoni la seconda parte della trasmissione, Doriana. Dai, solo dirti, sì, dai. Sì? Due parole solo. No. Che mi dico tutto uno scritto, che è tutto documentato, e il dottor Cugola di microchirurgia di Verona, dell'Orfetto, ti passo il nome e tutto, va bene, e sa anche io che, perché se ga esattamente con la tecnica che poteva essere, e ora che non... Male un attimo solo. Tutterà 2 anni e mezzo, per dirti. Ecco, se quello che succede adesso qua tecnica avanzata, che cos'è? Tutto qua. Dopo ascolto me la registrazione. Ecco, ok. Va bene, ciao. Come il tuo amico Francesco. Ciao Francesco. Non prendiamo più telefonate, grazie per l'ascolto. Io sono Claudio Simeoni, indirizzo dell'Istituto Medico di Politeistica, della postale 53, Marostica, Vicenza. Grazie ancora.